Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Allora, oggi vi presento la mia maglia pasqualina. L'ho chiamata pasqualina perché questa è una maglia che ho lavorato, che ho realizzato nel periodo di Pasqua. E su YouTube ho pubblicato un video, un mini video di qualche secondo, dove insomma ho pubblicato solo le foto. Questa maglia è piaciuta tanto e me l'hanno chiesta in tante, sotto al video, nei commenti, anche su Messenger, in privato. Insomma, è stata molto richiesta questa maglia. Quindi ho deciso di realizzarla, di rifarla con questo filato della Adrian Wool Brillino. È un filato molto bello, a me è piaciuto moltissimo, soprattutto lavorarlo. E poi addosso è veramente molto bello, è fresco, leggero, non si sente assolutamente. Per fare questa maglia io ho utilizzato 350 grammi di questo filato e l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del 3,5. Non so se si riesce a vedere. Ecco, le maniche. Allora, la maglia tutta con l'uncinetto del 3,5. Le maniche con l'uncinetto del numero 3, perché a me piacciono le maniche un pochino più strette. Questo filato lo trovate da Creazione Terry di Pacifico Teresa. Il negozio si trova a Pesaro, negozio e laboratorio creativo, via Federici, Galleria Mimosa 61 121. Vi lascio il cellulare che è 333 866 2699. L'indirizzo di posta elettronica teresa.pacifico6@gmail.com. Allora, io ho scelto la tonalità numero 44. Se chiamate la signora Pacifico, al negozio trovate tantissimi altri colori che sono uno più bello dell'altro. A me piace anche molto il grigio. Bene, per quanto riguarda la maglia, vi spiego. In un attimo, io ho preso la. Vi faccio come sempre un piccolo. Non fate caso al mio disegno, come sempre, ve lo dico sempre. Allora, io ho preso la circonferenza da spalla a spalla, così. Questo facciamo che è la mia striscia, ok? Da spalla a spalla. E per quanto riguarda la circonferenza che serviva a me, io ho fatto 10 di questi fiori, piastrelle, mattonelle, non so come chiamarle. Ne ho fatte 10 e poi le ho chiuse a cerchio. Facciamo un cerchio e facciamo conto che questo è i miei fiori, così. Questi sono tutti i fiori, ok? Allora, per quanto riguarda la lavorazione del punto, che il punto è questo. Questo è un punto che sicuramente avete visto in tanti lavori quest'inverno, e quindi ho deciso anch'io di farlo, però non avevo fatto il video, però mi è stato chiesto e quindi l'ho fatto. È un punto che si trova tranquillamente su internet. Io giro sempre su Pinterest e quindi ho salvato lo schema. Allora, questa è una lavorazione top down, quindi ho fatto 5 motivi per il dietro, 5 motivi per il davanti e 3 per ogni manica. Ok, se volete una taglia più grande, però dipende sempre dalla circonferenza delle vostre spalle. Quindi, se risulta, diciamo, se avete le spalle più grandi delle mie, fate 6 motivi per il dietro, 6 motivi per il davanti e 3 per ogni manica. Se volete una taglia più piccola, invece di 5 motivi, ne fate 4, 4, 2 e 2. Ok? Dipende dalla taglia che dovete realizzare. Bene, vi lascio il tutorial. E spero che questa maglia finalmente ho accontentato le persone che me l'hanno richiesta. Buon lavoro a tutte, ciao! Allora, io ho già iniziato la mia lavorazione, ho iniziato la mia striscia.
io farò 10 di questi fiori, ok? Dato che ne ho fatti 9, adesso faccio il decimo e vi faccio vedere come lavorare. Allora, inizio con un anello magico, avvolgo il filo intorno alle dita, il filo del gomitolo lo passo dietro al filo qui che mi trovo qua, inserisco l'uncinetto, prendo il filo dietro, esco, prendo il filo e faccio una catenella. E poi ancora 2 catenelle, quindi inizio con la prima maglia alta, una maglia alta separata da 3 catenelle. Quindi faccio 1, 2, 3, in tutto mi trovo 6 catenelle. Rientro nell'anello magico e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione. Prendo un po' di filo, rientro nell'anello e lavoro una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3. All'interno dell'anello magico lavorerò 6 maglie alte separate da 3 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 5, 3 catenelle, 6, 3 catenelle. Adesso stringo il mio filo, il mio cerchio, lo chiudo così. E vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Prendo anche il filo corto, così. Allora, faccio un'altra maglia bassissima e entro dentro il primo archetto delle 3 catenelle. Inizio con 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Rientro nell'archetto e lavoro ancora 4 maglie alte. 2, 3, 4, 5. Una catenella di separazione. Archetto seguente, 5 maglie alte. 1, 2, 3. 3. Nel frattempo nascondo anche il filo. Allora 3, 4, 5, catenella di separazione, archetto seguente, 5 maglie alte. Ok, per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, ho lavorato nell'ultimo archetto delle 3 catenelle, 5 maglie alte, una catenella. Adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, quindi sono 2 maglie alte. Lavoro le maglie, cioè lavoro 5 maglie alte sulle 5 maglie. 4, 5. Adesso faccio 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado nel secondo gruppo delle 5 maglie alte e lavoro una maglia alta in ogni maglia. 2, 3, 4, 5. 3 catenelle di separazione. Vado nel prossimo gruppo di 5 maglie alte, lavoro 5 maglie alte sulle 5 maglie e così via fino alla fine del giro. Finito il mio giro, ho fatto le ultime 5 maglie alte, adesso lavoro le 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso lavoriamo 5 maglie alte chiuse insieme. Inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia. Vado nella seconda maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà.
maglia seguente, maglia alta, chiusa a metà, quindi 5 maglie alte, chiusa a metà. Adesso prendo il filo e chiudo tutte le maglie. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Nell'archetto delle 3 catenelle lavoro una maglia bassa. E ancora 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E adesso qui lavoro le mie 5 maglie alte chiuse insieme. Vado nella prima, prendo il filo ed esco da 2. Vado nella maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2. Maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2. Maglia seguente, prendo il filo, esco da 2. Vado sull'ultima, sulla quinta maglia, prendo il filo ed esco da 2. Adesso riprendo il filo e chiudo tutte le mie maglie. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e qui lavoro le mie 5 maglie alte chiuse insieme. Ok? Vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Ho finito il mio giro, ho lavorato le mie 5 maglie alte chiuse insieme, faccio le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, la maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle e poi 1, 2, 3, 4, 5 e una maglia bassa qui dove ho iniziato il mio giro. Ok, adesso dobbiamo fare questa lavorazione. Intorno ai petali dobbiamo lavorare delle maglie basse, lavorando nella prima e nell'ultima maglia. Ecco, noi adesso abbiamo finito qui il giro, quindi qui abbiamo 5 maglie alte chiuse insieme. Dobbiamo andare nella prima maglia alta e intorno alla maglia alta lavoriamo delle maglie basse, 3 maglie basse, poi andiamo nel secondo giro, 3 maglie basse. Andiamo qui nel primo giro, 3 maglie basse e lo facciamo adesso. Mi alzo con una catenella e come dicevo prima, qui abbiamo le 5 maglie alte chiuse insieme. Dobbiamo fare attenzione a non prendere le 5 catenelle. Vado proprio qui nell'ultima maglia alta, vado proprio sotto la maglia, così. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa, rientro ancora e faccio una maglia bassa, rientro, maglia bassa, 3 maglie basse in tutto. Adesso vado nella maglia sottostante, così, e lavoro 3 maglie basse, 1, 2, 3 e ancora. Vado nella maglia sottostante, in pratica sono nel primo giro. Vado proprio sotto la maglia e lavoro 7 maglie, 7, scusate, 3 maglie basse. Perché mi è venuto 7? Allora, 3 maglie basse. Adesso devo lavorare il secondo petalo. Inserisco l'uncinetto proprio qui dove mi trovo la prima maglia alta, faccio così. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima in questa maniera. Adesso vado proprio, prendo la prima maglia, non so se si riesce a vedere, prendo la prima maglia e lavoro 3 maglie basse, 1, 2, 3. Vado qui nel secondo giro, vado nella prima maglia e faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3. E adesso qui nell'ultimo giro dove abbiamo le 5 maglie alte chiuse insieme, vado nella prima maglia e faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3. Qui abbiamo le 5 catenelle. Qui abbiamo dove abbiamo chiuso le maglie, vado proprio sotto così,
prendo il filo e lavoro una maglia bassa e poi ricomincio. Vado qui nella prima maglia che mi trovo sottostante, quindi faccio 3 maglie basse, 1 2 3. Vado nella maglia seguente, quindi sono qui al centro nel secondo giro, faccio 3 maglie basse, 1 2, cambio perché non lo so tenere in quel modo l'uncinetto, allora 2 3. Vado nell'ultima maglia e lavoro le 3 maglie basse, 1 2 3. Ecco, vi faccio vedere. Adesso devo passare nel prossimo petalo e faccio come ho fatto prima. Lavoro una maglia bassa, qui mi trovo la prima maglia alta, qui inserisco l'uncinetto così, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, prendo la maglia e lavoro le 3 maglie basse, 1 2 3. Mi alzo di un giro, quindi vado qui nel secondo giro e faccio 3 maglie basse, 1 2 3, e adesso qui dove mi trovo le 5 maglie alte chiuse insieme, vado nella prima maglia, intorno alla prima maglia, 1 2 3. Qui abbiamo le 5 catenelle, vado proprio sotto così e lascio libere le 5 catenelle, prendo il filo e lavoro una maglia bassa e poi ricomincio, lavoro le 3 maglie basse nella maglia alta, 1 2 3 2 e 3. Adesso lavoro l'altro petalo, passo nell'altro petalo, faccio una maglia bassissima, prendo la maglia alta e lavoro 1 2 3 e poi ancora 1 2 3. Tre maglie basse, adesso vado a chiudere qui, cioè non chiudo, vado proprio qui dove abbiamo chiuso le maglie, faccio una maglia bassa, vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, allora ho lavorato tutti i miei petali, adesso mi trovo qui alla fine del giro, inserisco l'uncinetto proprio qui dove ho iniziato il giro e faccio una maglia bassissima, una catenella e qui taglio il mio filo, ovviamente poi con l'ago vado a nascondere il filo e questo è il mio fiore. Adesso inizio un altro fiore e vi faccio vedere come dobbiamo unire, come li dobbiamo unire uno con l'altro, ok? Quindi inizio il primo giro delle maglie alte, quindi faccio 5 maglie alte, una catenella, poi faccio il secondo giro, 5 maglie alte, 3 catenelle, noi ci ritroviamo qui dove dobbiamo lavorare 5 maglie alte e poi dobbiamo fare le 5 catenelle. Quindi inizio la mia mattonella e poi vado avanti.
Eccomi, allora, ho iniziato il mio fiore, ok? Sono al secondo giro delle 5 maglie alte, faccio le 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso dobbiamo unire le mattonelle. Allora faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta lavorata a metà, 2, maglia seguente 3, maglia seguente 4, maglia seguente 5, così e chiudo. Adesso vado qui nella mia striscia, devo unire, quindi lascio 1 e 2 e qui mi aggancio. Quindi ho fatto una maglia bassissima. Adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5. Prendo un po' di filo. Catenelle, una maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle. Adesso qui mi aggancio alla maglia bassa e faccio una maglia bassissima nella maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Lavoro le 5 maglie alte chiuse insieme. Due, tre, quattro, cinque e chiudo. Adesso vado nell'altra mattonella qui e mi aggancio proprio qui con una maglia bassissima dal rovescio. Così 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle. Adesso chiudo a cerchio. Quindi io sono arrivata ad ottenere, a lavorare 10 di queste piastrelle, mattonelle, non so come chiamarle. Faccio 1, 2, 3, 4, 5. Lavoro le 5 maglie alte chiuse insieme, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle. E adesso 1, 2, 3, 4, 5, 5 maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso mi aggancio qui, così. Qui ho lavorato, qui mi sono agganciata alle due motivi di 5 maglie alte chiuse insieme. Ho fatto le 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle, 5 catenelle e 5 maglie alte chiuse insieme. Adesso qui mi aggancio e chiudo a cerchio. Faccio una maglia bassissima. Scusate un attimo. Allora qui rifaccio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Maglia bassissima. Uno, due, tre, quattro, cinque.
una maglia bassa nell'archetto delle 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, no scusate, maglia bassa e mi aggancio qui e mi aggancio alla maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 5 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo, una maglia bassa qui per chiudere le due mattonelle. Ora 1, 2, 3, 4, 5 maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, lavoro le 5 maglie alte chiuse insieme, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 e qui vado a chiudere, faccio una maglia bassa, ecco. Adesso devo lavorare le maglie basse, quindi faccio una catenella, vado nella prima maglia alta proprio qui delle 5 maglie chiuse insieme e lavoro 3 maglie basse, 1, 2, 3, vado nella maglia alta sottostante e faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3 e poi ancora 3 maglie basse proprio qui nel primo giro delle 5 maglie alte, 1, 2, 3. Adesso faccio una maglia bassissima e lavoro il secondo petalo, quindi faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3, allora scusate un attimo, uno, due, tre, vado nel secondo giro e faccio 3 maglie basse, 1, 2, 3 e qui dove mi trovo le 5 maglie alte chiuse insieme vado proprio qui nella prima e faccio le 3 maglie basse, 1, 2, 3, qui mi trovo le maglie, la maglia bassa, faccio una maglia bassa e poi continuo la lavorazione per tutto il giro, per tutti i petali. Due, tre, uno, due, tre, allora vado nell'altro petalo, maglia bassissima, diciamo che questa lavorazione è un pochino più noiosa, bisogna fare attenzione a non saltare le maglie alte,
può capitare che invece del primo giro si lavora il secondo delle 5 maglie alte. 2, 3. E adesso qui metto, inserisco l'uncinetto così e faccio una maglia bassa. Ecco. Finisco il mio giro e qui chiudo con una maglia bassissima e poi taglio il filo. Allora, chiuso il mio lavoro a cerchio, adesso inizio la lavorazione top down. Allora, io mi trovo 10 di questi fiori e farò 3 fiori davanti, 3 fiori dietro e 2 per ogni manica. Ok? Ora comunque iniziamo a fare delle catenelle. Inizio da qui. Lavoro con l'uncinetto del 3,5. Prendo il filo. Faccio una catenella. Rientro e lavoro una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Filo sull'uncinetto, una maglia alta nella maglia bassa. Avvicino un attimo. Vediamo se riesco. Ok. Quindi ho lavorato una maglia alta nella maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Qui dove ho unito i due fiori lavoro una maglia alta allungata. Entro proprio qui al centro e faccio, prendo il filo, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia alta nella maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Qui lavoro una maglia bassa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Filo sull'uncinetto. Nella maglia bassa lavoro una maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5. Qui dove ho unito i due fiori al centro lavoro una maglia alta allungata. Prendo il filo, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia alta nella maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Maglia bassa. Bene, vado avanti così per tutto il giro. Quindi qui nel petalo, il petalo centrale, lavoriamo una maglia bassa, poi 5 catenelle, maglia alta, 5 catenelle, qui dove abbiamo unito i due fiori facciamo una maglia alta allungata, 5 catenelle, maglia alta, 5 catenelle, e qui al centro, il petalo centrale, facciamo una maglia bassa. Ok? Bene, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, finito il mio giro, adesso iniziamo la lavorazione della maglia. È una lavorazione, come ho già detto, top down. Allora, io ho già messo i miei marcapunti. Come vi ho già detto, mi trovo 10 di questi fiori e farò 3 fiori davanti, 3 fiori dietro e 2 per ogni manica. E ho già messo i miei marcapunti. Il punto che andrò a lavorare è questo. Questo è un punto che ho già fatto nella mia maglia pasqualina. Questa maglia me l'avete chiesta veramente in tante e quindi oggi ho deciso di fare il tutorial, anche perché mi è stata chiesta, mi è stata commissionata questa maglia, e quindi ho deciso di realizzarla. Questo è un multiplo di 12, però nella mia maglia io farò un multiplo di 10.
dato che qui abbiamo fatto il allora abbiamo fatto il giro, una maglia bassa 5 catenelle, maglia alta 5 catenelle, maglia alta 5 catenelle, maglia alta, quindi farò un multiplo di 10 catenelle. Il filato che andrò a utilizzare è questo brillino della Adrian Wool, è un bellissimo cotone, veramente molto bello. Io ho scelto il colore 44 bagno 1. Allora, questo è un gomitolo da 50 grammi dai 185 metri, si lavora con l'uncinetto del numero 3 o con i ferri del 3 3 e mezzo, va bene anche lavorato con la macchina della maglieria. In questo caso io sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo, però se mi rendo conto che il punto stringe, allora cambierò uncinetto e lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Ok, ho già provato a lavorare questo filo con l'uncinetto del numero 4 e la lavorazione viene bene, a parte il fatto che io ho anche la mano abbastanza stretta, quindi con l'uncinetto del numero 4 va bene lavorarlo. Questo filato lo trovate nella merceria Creazione Terry di Pacifico Teresa, negozio laboratorio creativo, si trova a Pesaro in via Federici, Galleria Mimosa 61 121. Il cellulare della signora Pacifico Teresa è 333 866 2699, indirizzo di posta elettronica teresa.pacifico6@gmail.com. e oltre, diciamo, a questa tonalità che ho scelto io, nella merceria di Teresa Pacifico trovate altre tonalità, sono una più bella dell'altro. Allora iniziamo subito con la lavorazione della maglia.